Ribadisco che l'UML non nasce come modello per fare una progettazione concettuale dei database, ma nasce comunque come modello per la progettazione concettuale delle applicazioni a oggetti e quindi in un certo senso, siccome le applicazioni a oggetti si basano sulle classi che sono tipi di dati, anche il modello UML viene utilizzato per progettare i dati, però nell'ambito più dello sviluppo delle applicazioni. Da un po' di tempo a questa parte, però, si vedono spesso in giro anche degli schemi UML per progettare i database. La differenza tra i due è che l'UML consente anche di andare a definire quelli che sono gli aspetti dinamici, cioè non gli aspetti dinamici, non è corretto, le operazioni. Mentre per quanto riguarda un database, e quindi il modello ER, che è più vecchio, non c'è questa possibilità, perché in un database legati ai dati le operazioni non ci sono. Non ci sono operazioni per quei dati, se non operazioni che si svolgono con il linguaggio SQL, che sono le operazioni di ricerca, cancellazione, inserimento, aggiornamento, che sono le operazioni che però si fanno sul database. Quindi è svincolato da qualunque applicazione. Quali sono i suoi elementi, i costrutti? L'entità, paragonabile alle classi. Gli attributi, ci sono anche nell'UML. Le relazioni o associazioni, le abbiamo viste anche in UML. I sottoinsiemi e le generalizzazioni, che non sono altro che nell'UML, le relazioni di ereditarietà. E i vincoli di integrità, che sono gli identificatori e le cardinalità. Quindi, a parte gli identificatori che non ci sono in UML, che non c'è un particolare strumento per rappresentarli, mentre ci sono le molteplicità che sono la stessa cosa delle cardinalità. Quindi troviamo tutto quello che abbiamo già visto. Quali sono i simboli? Vi faccio vedere un tipo, cioè useremo questa simbologia qua, ma come avevo anche questo già anticipato, vi metterò un documento così per curiosare un po', per vedere quanti altri tipi di simboli e di, diciamo, come posso dire, il modello è uno, però ci sono tante diverse simbologie che si possono utilizzare. Noi useremo questo insieme di simboli. Il rettangolo per le entità, il rombo per le associazioni, poi una linea che termina con un cerchio non colorato, vuoto, per rappresentare gli attributi, invece un cerchio con scusate, una linea con un cerchio finale colorato nero per rappresentare gli univoci. Vicino al nome, a questa linea si mette anche il nome dell'attributo, vedete? Questo per attributo semplice, questo per l'ID univoco. Poi è possibile anche utilizzare attributi composti, rappresentare degli attributi composti, poi vedremo cosa sono. E in questo caso la rappresentazione diventa questa, quindi c'è un cerchio più grande che contiene il nome dell'attributo e vicino vengono messi i vari componenti. E poi le generalizzazioni o sottoinsiemi. Allora, una dove ci sono più sottoentità, abbiamo una generalizzazione, se c'è solo una relazione tra una sottoentità e un'entità si parla di sottoinsieme, ma il concetto è sempre quello, legato all'ereditarietà. E così come per le classi, le sottoentità ereditano dall'entità genitore tutto quello che c'è, tutti i dati che sono presenti all'interno dell'entità genitore. Nell'R non c'è il concetto di private o public, mentre nell'UML sì. Quindi non useremo nessun particolare simbolo per indicare se un dato è privato o non è privato o public. Allora, entità, esempi di entità, ma insomma l'entità persona che può avere come attributi nome, cognome, età, profumo, nome, produttore, prezzo. Credo di non dire niente di nuovo, no? Abbiamo già lavorato, no, con questo tipo di elementi. Quindi le proprietà elementari di un'entità sono dette attributi semplici dell'entità. Anche nell'R possiamo avere
degli attributi che contengono un solo valore oppure degli attributi che contengono più valori, poi li andiamo a vedere. Cosa sono gli attributi composti? A parte che non è per niente necessario utilizzarli, però vediamo un esempio. Data di nascita. La data di nascita può essere considerata un attributo composto da giorno, mese e anno. Quindi qua ritroviamo quella relazione di composizione che abbiamo visto anche in UML tra il tutto e le sue parti. Vedremo poi che non è possibile mantenere questo tipo di attributo quando si passa alla realizzazione del database, va trasformato, perché non c'è il modo, una mappatura tra questo tipo di attributo e le tabelle del database. O diventano tre attributi separati, oppure un unico attributo che può essere per esempio una stringa che contiene giorno, mese, anno. Ecco, però diciamo che quando si fa questa modellazione concettuale può essere utile anche usare gli attributi composti se questo aiuta il ragionamento, poi dopodiché bisognerà eliminarlo. La stessa cosa per UML se si lavora con i dati, se si usa UML per il database, stesso discorso, anche lì se si hanno delle relazioni di composizione bisogna trasformarle in semplice associazione. Ma un altro esempio di dato composto, di attributo composto, potrebbe essere l'indirizzo, quindi la via, il numero civico, il comune, il capo, quindi potrebbe essere immaginato come un attributo composto, ma non c'è una regola giusta o una regola sbagliata, tutto dipende da chi progetta, cosa ha in mente. Quindi se pensiamo alla programmazione possiamo pensare a la struttura interna di un record dove ci sono vari campi di tipo diverso che però devono essere tenuti tutti insieme. Abbiamo visto anche negli esempi quando lavoriamo con le classi, gli attributi interni di una classe sono un esempio proprio di aggregazione, perché questi attributi sono i componenti di ogni oggetto, ogni istanza della classe. Per esempio, se sei un'azienda di consegne di pacchi, magari ti interessa lasciare l'indirizzo separato perché puoi fare degli algoritmi che vanno a esaminare il CAP per sapere le zone della città dove consegni. Tu hai i dati dei destinatari delle tue consegne, no? Ok? Pensa ad Amazon, il mio indirizzo ce l'ha lì, ce l'ha, è memorizzato. Dopodiché la logistica, quando devi organizzare le consegne, cosa fai? Ci sarà un algoritmo che cerca di concentrare il maggior numero di consegne nello stesso giorno, nella stessa zona, e questo magari lo si fa andando a vedere i CAP. Quindi, io sto facendo un esempio, quindi in questo caso mantenere il CAP separato dal resto dell'indirizzo o addirittura spezzare l'indirizzo in varie parti può essere utile, no? Perché altrimenti ogni volta dovresti prendere una stringa, andare a cercare nella stringa il CAP, però bisognerebbe anche essere sicuro di trovarlo, e sarebbe un lavoro molto più lungo, meglio tenerli separati. Quando invece l'indirizzo mi serve semplicemente per stampare su una fattura o su una busta, a quel punto una stringa va benissimo. Quindi sono scelte progettuali che dipendono dal contesto che stai appunto nel quale ti stai muovendo. Poi le associazioni, vabbè, abbiamo già visto, no? Cosa sono le associazioni. Queste sono associazioni binarie, nel senso che coinvolgono solo due entità, a differenza dell'UML dove si usa una linea, una sola linea, che può anche essere orientata, può anche avere una freccia. Qua non ci sono frecce, perché le relazioni, queste associazioni sono sempre biunivoche, cioè valgono sia in un verso che nell'altro, e utilizzano questo rombo per inserire all'interno il verbo che fa capire che tipo di associazione c'è tra le due entità. Poi le associazioni possono avere degli attributi esattamente come le entità, ma non possono avere identificatori univoci, solo attributi, quindi solo linee con pallini vuoti e non pieni.
a differenza di UML, dove invece non è possibile inserire, aggiungere un attributo all'associazione, ma bisogna creare una classe di associazione, quindi bisogna creare un'ulteriore classe. Poi ve lo andate a vedere, faccio un po' di confronti. Per esempio qui abbiamo il fornitore che fornisce una certa parte, e questa quantità, quando è che si mette un attributo su un'associazione? Perché questa quantità fornita non la posso legare al fornitore, perché? Perché il fornitore fornirà tante parti diverse, e quindi io non posso stabilire, mettere questo unico valore sul fornitore, perché sarebbe troppo un'informazione relativa solo a una parte. Così anche non posso andare a metterla su parte, no? Perché bisogna vedere, magari la fornitura non è sempre uguale. Quindi l'unico posto dove posso andare a mettere la quantità è sull'associazione. Ci possono anche essere delle associazioni ternarie. Quindi associazioni che coinvolgono tre entità, è molto più raro e io ve lo sconsiglio, cioè un'associazione ternaria non è così indispensabile, si può spezzare la maggior parte delle volte in associazioni binarie, però ci sono dei casi in cui è proprio necessario usare un'associazione ternaria, magari ci capiterà, lo vedremo. Ricordatevi che la maggior parte appunto delle associazioni che incontrerete voi sono binarie, quindi cercate di evitare situazioni come queste che poi sono di difficile traduzione. Poi ci sono anche le associazioni unarie, le abbiamo viste anche in UML, associazioni unarie dove abbiamo una associazione tra l'entità e se stessa, anche stasera non riesco a parlare. Anche in questo caso è necessario indicare il ruolo dell'entità nell'associazione, perché altrimenti non si riesce a leggerla correttamente. Qua il senso è che, presa una persona, questa è figlio di, quindi è figlio di un'altra persona. Poi, se faccio invece, percorro questo schema in senso orario, trovo che la persona è genitore di un'altra persona. Se non metto questi ruoli, si chiamano così, diventa difficile interpretarla. Allora non c'è un motivo per cui ho messo genitore di, potevo mettere qualcos'altro, c'è massima libertà nella scelta dei verbi da usare nei rombi, non c'è una regola particolare. Ecco, poi una cosa importante è che gli schemi possono essere equivalenti, ma questo voi come informatici dovreste già saperlo. Già con i diagrammi di flusso, un diagramma di flusso che risolve un determinato problema, quindi che rappresenta l'algoritmo risolutivo, può essere scritto in modi diversi, no? Perché ci sono diagrammi equivalenti, uno può mettere una variabile in più, una variabile in meno, un ciclo uguale, un ciclo uguale, quindi ci sono schemi che sono equivalenti nel senso che risolvono lo stesso problema, in questo caso rappresentano le stesse informazioni ma in modo diverso, però equivalenti proprio perché le informazioni sono le stesse. E noi lo vedremo tantissimo questo aspetto, perché faremo poi, non so, delle verifiche, delle esercitazioni, ma avrete già avuto modo di riscontrarlo, che ogni testa genera il suo schema, no? Quindi c'è proprio un modo diverso di affrontare l'analisi del testo e poi dire la rappresentazione del modello, che scaturisce dal vostro modo di ragionare. Dovrebbe scaturire anche dal contesto, che però noi non abbiamo, perché non abbiamo un interlocutore. Quindi, e la stessa cosa appunto anche per le R, vale, quindi vado avanti. Cardinalità delle associazioni, qua non si parla di molteplicità, ma di cardinalità. Quindi anche qui abbiamo una cardinalità minima, una cardinalità massima, che si rappresentano questa volta però non più per quanto riguarda la massima con un asterisco, ma con n. Quindi possiamo avere i seguenti tipi di associazioni. Associazione 1 a 1, eccola qua.
posso leggerla da uomo verso donna, dicendo che un uomo è coniugato con una donna, o da donna verso uomo, donna coniugata con uomo. Che tipo di associazione è? Mi faccio sempre le stesse domande. Dato un uomo, con quante donne è coniugato, specifico in Italia? Dato un uomo, questo è coniugato o con zero, vedete la cardinalità minima, o al massimo con una donna. E analogamente una donna è coniugata o con zero o con un uomo. Quindi questa è un'associazione di tipo 1 a 1. Si guardano le cardinalità massime, no? Per sapere che tipo di associazione è. Qua c'è uno, quindi è un'associazione 1 a 1 con opzionalità. Perché è possibile che un uomo ad un uomo non corrisponda nessuna donna tramite questa associazione e viceversa.